è stato presentato da Mattia Rossi su DevOps. Mattia Rossi non lo conosco, ma non c'è, e quindi ha dato forfè con ampio anticipo, ma non abbiamo trovato sostituto fino a poco tempo fa, quindi ho organizzato una presentazione in breve tempo, ma cerco di spiegare un po' di cose, di cosa si tratta, di cosa si parla, si parla di DevOps. Andiamo avanti. DevOps è un termine, un neologismo del 2009 che coglie un po' di... cerca di unire il mondo degli sviluppatori con il mondo della information technology e della, dell'amministrazione dei sistemi, del deploy del software, la configurazione dei sistemi e tutto quello che ruota intorno. Poi si unisce a tecniche più o meno nuove nello sviluppo del software, ma quelle le vediamo in fase finale. La prima cosa, per conoscerti un attimo, per capire anche come aggiustare il tiro, voglio sapere quanti di voi sanno alzare la mano. Ok, giusto per fare anche il conto poi per quanti risponderanno alle domande che farò adesso. Quanti di voi sono sviluppatori di software? Sì, quelle cose qua, sì, c'era una buona parte di dev nel DevOps. Quanti sistemisti? Qua una parte. Quanti usano Linux? 7-5. Allora, un attimo che qua. Ok, è la prima volta che faccio una presentazione in vita mia, ho usato un software per fare presentazioni, non ho mai aperto un software per fare slide fino a ieri alle 6, quindi adesso ci devo un po', gli devo un po' coordinare, ok. Va bene, andiamo avanti, un po' di spam, perché poi almeno quando siete scappati ve l'ho già inculcato. Faccio parte dell'associazione Vigilug, per chi non sapesse, ogni mercoledì ci troviamo qua, ogni mercoledì sera. Esco dalle 21 alle 23 circa, trattiamo vari argomenti, scazzeggiamo tra noi, sistemiamo il computer, organizziamo anche progetti più complessi, tipo quello dell'installazione di laboratori di informatica nelle scuole primarie e secondarie. Tra poco organizziamo anche una fuga al FOSDEM di Bruxelles, se qualcuno volesse partecipare poi ferma qualcuno dell'associazione e ci chiede come. Noi ci stiamo già prenotando gli aerei e l'hotel, quindi andiamo a farci 2 giorni là, è un weekend, informati. Faccio anche parte di 2 gruppi, questo, il Codover, il gruppo di sviluppatori di Bergamo, che adesso è un po' che fermo, però magari ritorna, quindi voi iscrivetevi nella mailing list, e Milano Extreme Programming User Group, se qualcuno lo frequenta, Extreme Programming, fa già paura di... lascio così, non lo descrivo perché è bellissimo così. Quindi lo spam, abbiamo fatto. Per iniziare a parlare di DevOps, all'inizio mi hanno detto che questo talk sarebbe stato meglio parlare un po' di Ansible. Ansible è uno dei software di configuration management che ci sono nell'ambiente DevOps. È quello che preferisco e quello che uso. In realtà poi la parte finale aggiusto un po' il tiro e parliamo anche di altri, di più di Dev. Questo è più sulla gestione dei sistemi e la configurazione del software sul server. La voce, ok, Urga. Allora, Ansible è un software che permette di eseguire, DevOps comprende un sacco di operazioni, è una terminologia veramente vastissima, è vastissima. Allora, una parte di queste operazioni possono essere coperte da software tipo Ansible, che si occupa di setup dei server, quindi installazione del software sulla macchina di installazione, che può essere anche una macchina virtuale o una virtualizzazione del processo tipo Docker, più semplice. Configurazione dei sistemi, cioè gestione delle configurazioni di un'applicazione singolo, anche di un cluster, un data center. Adesso poi dopo spiegherò bene in che modo lo fa e perché rispetto ad altre soluzioni questa è migliore, adesso è solo semplicemente introduttivo. Il deploy delle applicazioni, cioè l'upload, se volete, sulla macchina finale, c'è cioè chi usa FTP ancora, chi usa SCP, chi utilizza sistemi più avanzati, più automatizzati, questo fa un po' da collante tra tutti i sistemi, può anche sostituire entrambi. E il continuous delivery, appunto, sono quei sistemi avanzati di cui parlavo, se uno utilizza Jenkins per automatizzare il testing e il deploy.
Quanti di voi usano Jenkins? Un sistema di continuous integration, continuous delivery, bravo, tre però, per chi non si fosse girato a guardare. Quindi sono pochi. Vecchio modo di installare, di configurare i sistemi, quelli remoti ma anche computer di casa, se avete lì uno strumento di testa a mano. All'inizio, quando ero bambino, a mano, a manina, si installava tutto, poi si teneva un file di testo dove si scriveva che cosa si era installato e deploy manuale sui server con SCP sopra SSH, no? Ma massimo FTP, SCP, tutte le derive. Poi si avanza, si inizia a fare un po' di programmazione, quindi un po' di bash, si automatizza qualche processo. Ovviamente quindi si mantiene sempre il logbook perché non si può automatizzare mai tutto con bash perché è un delirio, quindi si va avanti, c'è un'evoluzione, logbook, bash, manual deploy, logbook, bash, bash, perché poi dopo inizia a implementare un po' di automatismi in bash, quindi magari un grsync, il sync dove vedi cambiamenti sulle cartelle, sincronizzi i file solo con i data, velocizzi un po', logbook sempre più bash, più Python, perché magari ci metti dentro qualche software un po' più avanzato di bash, c'è programmazione un po' più alto livello, passatemi qualche termine un po' così, eh. E Ansible praticamente sostituisce tutto l'ambaradan con una sintassi semplice e il futuro poi lo vediamo dopo, perché in realtà ci sono un po' di cose che... ok, perché automatizzare? Per velocizzare il workflow, quindi si possono inserire automatizzandosi a... lo so che vi piace molto, non preoccupate, non rimarrete delusi. Si possono, precisando i workflow, c'è più tempo per fare i controlli perché non bisogna fare tutto a mano, quindi anche il context switching del cervello è meno traumatico tra la fase di sviluppo e la fase di deploy del software o di testing, perché quando automatizzi puoi concentrarti solo sulla fase di sviluppo. Il testing non è inteso solo come lo unit test quando stai programmando, il testing è anche test integrazione, quindi i test di fase di deploy, che di solito finché non fai continuous integration ti tocca sbalzarti da solo, quindi questo context switching in generale. Quindi diversi stati di testing isolati e la riduzione degli errori. L'errore umano, che ovviamente è onnipresente in qualsiasi procedura, e l'errore di automation, che è presente in tutte le procedure dette prima, cioè quelle di logbook bash bash, eccetera eccetera, perché più deploy, meno errori hai con il deploy, nel senso che quando l'ultima volta che ho eseguito il deploy è stato l'anno scorso, vado a prendermi il mio logbook, il mio script in bash, lo eseguo con un certo timore, mentre se lo faccio tutti i giorni sicuramente il processo è collaudato, lo faccio tranquillamente, faccio una piccola modifica, lo lancio, so che quella piccola modifica, se c'è qualcosa che non funziona è quella piccola modifica, non chissà che cosa di un anno fa. Quindi ci ho spiegato? Ok, vi sono, Ansible non è l'unico software che fa questo tipo di lavoro, che permette di sostituire tutta quella lista là di alternative. Qua ve ne illustro più o meno quali sono i vantaggi rispetto alle altre due. Brevi vantaggi, perché poi ovviamente si può andare nel dettaglio. Chef e Puppets sono altri software che fanno la stessa identica cosa di Ansible in maniera leggermente diversa. Hanno una configurazione un po' più complessa, sono più adatti a grosse aziende e a sviluppatori, ovvero Ansible, entrambi richiedono un server per gestire i server. Questo server lo configuri, gli devi dire, ci sono anche con Ansible, ci sono trick con ogni cosa, però in generale anche Ansible c'è una sorta di cosa. Ci sono, richiedono una configurazione più organizzata dell'intera infrastruttura aziendale, mentre con Ansible io dal mio laptop posso configurare il mio NAS di casa, configuro lui, o configuro il laptop stesso, cioè scarico il mio script da Git di installazione e mi installa se stesso, quindi gli altri software hanno, adesso vi faccio vedere, mentre faccio vedere tagli poi illustro le differenze, perché Ansible, allora, è semplice, la sintassi è in YAML, che è una specie di JSON, un po' più pulita, il JSON senza tutte quelle graffe, tutte quelle virgolette, senza i punti virgola. È scritto in Python, quindi se si vuole modificare, se si vuole vedere il sorgente, che cosa sta facendo,
sotto la superficie si può dare un'occhiata, non è terribile se... come altri linguaggi. A meno requisiti, cioè senza agente, cioè non bisogna installare niente sul log di destinazione. Il computer da configurare può essere plain, non bisogna installarci niente, deve avere solo SSH e Python, che però è distribuito in quasi tutte le distribuzioni Linux. E open source, è free open source, quindi è su GitHub, è il repository, andiamo a vedere. E ha una serie di giuste convenzioni ed è impotente, cosa che è difficilissimo, una cosa che è difficilissima da raggiungere attraverso i bash script o anche Fabric o altri sistemi di semi di automatismi manuali, ovvero la descrizione di i libri, lo YAML di Ansible, che contiene la configurazione delle macchine, definisce uno stato, non una serie di operazioni. Definisce uno stato finale, tipo questo utente deve esistere, questa cartella deve esistere, questo programma deve essere installato, questo non deve esistere, queste regole su Bitable devono essere installate. È uno stato finale, quindi più, anche se lo esegui una volta, più volte, non cambia niente, nel senso che lo stato sempre è. Ha un po' di gerarchie per la gestione del dinamismo che deve essere necessario quando è un ambiente dinamico deploy, ovviamente però non troppo dinamismo come invece potrebbe essere Puppet, che ha un metalinguaggio Ruby di configurazione, no? Ha un metalinguaggio Ruby di configurazione che ti porta ad essere più programmatore che sistemista quando lo utilizzi, e questo può essere un male. Ah, certo, ovviamente per spiegare il meme, è autodocumentato, ovvero è talmente semplice la sintassi che vale come documentazione, non essendo un metalinguaggio di programmazione, se lo faccio leggere a un sistemista lo può capire, mentre o un nuovo arrivato programmatore, è abbastanza semplice da iniziare a usare. È più recente, del 2013, ma vabbè, qua si capisce poco, è quello blu, è Ansible, è quello blu è l'ultimo, ed è già più popolare. Qua ho fatto Google Trends per tirare fuori un grafico da ieri, quindi è recentissimo. Non, l'ultima volta che l'ho visto e non era così popolare, quindi è già più popolare. Tra tutti gli altri ho aggiunto deploy al termine, perché vabbè, stiamo parlando di DevOps, quindi è poi per eliminare il rumore di fondo della tecnologia comune tipo Chef. Ok. Logica base di funzionamento, perché è bello tutte queste cose, ma come le fa? Allora, è un'applicazione Python che si installa in locale, c'è il repository su apt, c'è repository in vari package management, potete installarlo a sorgente, compilarlo, comunque un'applicazione abbastanza leggera. Si può essere eseguito sul tuo computer direttamente in locale, cioè dalla macchina di sviluppo faccio il deploy sulla virtual machine, ad esempio, o sul server remoto. Può essere eseguito dalla destinazione, cioè un delta pool, cioè più o meno come vengono eseguiti Puppet e Chef, cioè caricano da remoto la configurazione e se la installano su se stessi. Quindi anche Ansible potrebbe essere utilizzato in questa maniera. O se no da server di continuous integration. Jenkins, dopo aver finito i test del software, esegue Ansible e pusha il software su tutto il vostro cluster di server, sulle vostre macchine. Come? Da linea di comando, quindi si possono usare dei comandi bash tranquillamente per eseguirlo. Da linea di comando si possono anche eseguire le personalizzazioni, che dopo vedremo brevemente. O se no, da file o repository di configurazione. Se ci sono errori di ortografia, io l'ho finito di scrivere oggi, stamattina, quindi non fateci caso. Davvero? Sì, fa niente. È anche metà in inglese, metà in italiano, ancora nessuno si per configurazione più complessa ovviamente serve una gerarchia di territori con la configurazione nelle varie installazioni isolata, così che può essere raggruppata e meglio gestita, dopo faccio vedere. Quando vuoi, cioè mi gira aggiorno il server, voglio buttare in produzione, dopo i test in automatico, quindi, o se no con i cron il server può ogni tanto già autoaggiornarsi quando vuole. Partiamo con le componenti, sono andato abbastanza sull'astratto, andiamo un pochino sul pratico. Le componenti di Ansible sono abbastanza semplici, ovviamente prima bisogna dire quali sono i server che sto gestendo, quindi serve un inventario.
quindi c'è un file di inventario. L'inventario è dinamico, abbastanza dinamico, può essere configurato in file, in variabili ambientali o in linea di comando. L'inventario contiene è una sintassi INI, per chi non la conoscesse, per chi fa il Windows, è una specie di è una sintassi scrittiva, non so neanche io perché abbiamo usato due sintassi differenti, YAML e INI per le configurazioni, però INI è il file che descrive l'inventario. Quindi serve il raggruppamento degli host, è possibile anche dei piccoli dinamismi, tipo qua si dichiarano 50 host, è possibile definire delle variabili statiche che sovrascrivono quelle ambientali, ad esempio questa variabile evita il lookup dell'IP address dell'host, perché metti che sono su una macchina che non ha accesso al DNS server delle macchine di produzione, magari è hardcode dentro l'host file, io parlo un po' di così, alzo livello, perché se no si possono fare sotto raggruppamenti, tipo qua si specifica il server di backend, usare il database, 50 reverse proxy, o se no qua posso dire che i server americani prendono come figli questi due gruppi, tutti i server con tutti questi due gruppi, o se no si possono creare manualmente, ci sono un po' di sintassi, poi quando se volete vedervelo, la documentazione online è veramente esaustiva, ci sono un po' di esempi, anche Fedora utilizza Ansible per il deploy delle loro macchine e è tutto online open source, quindi si possono vedere tutte le loro configurazioni di Ansible, ce n'è veramente un casino. Allora, la componente più bella sono i moduli, adesso che aspettavate insieme. I componenti più belli sono i moduli, sono più di 300 moduli e sono come dei sottoprogrammi o degli script che servono per la gestione di un singolo aspetto, quindi o una singola applicazione, sono moduli per APT, per YUM, per tutti i package manager, ci sono per PIP, per quello che volete veramente. Repository management, cioè per aggiungere repository, io ad esempio quando installare Google Chrome devi aggiungere repository in Ubuntu e poi installare Ubuntu dal repository ufficiale, Google Chrome. Quindi con due righe di Ansible puoi importare repository in maniera idempotente, cioè uno ne aggiunge due e poi dopo hai duplicati. Grave, lo sapete, però questo lo fa meglio in maniera più semplice. Gestisce download dei file con check the checksum o non riscarica il file se esiste già in locale, quindi è proprio fatto per ottimizzare questo tipo di lavori. Il modulo di download, ad esempio, evita operazioni dispendiose per nulla. C'è il modulo per rsync che può permettere di usare tutti i parametri, usare da locale o utilizzare due server comunicare tra loro. Veramente c'è per Git ovviamente. Ha dei moduli anche per la configurazione del sistema operativo, l'aggiunta degli utenti, quindi il timing, gli host name, ci sono gli account, le chiavi SSH, il btable, sono software però ovviamente sono abbastanza specifici. E ce n'è veramente poco, cosa faccio vedere. Per la gestione delle applicazioni specifiche, tanti sviluppatori hanno rilasciato un loro modulo per Ansible, MySQL, Postgres, Apache, addirittura cose un po' più complicate tipo Zookeeper, Amazon AWS, la creazione delle istanze automatizzata per l'espansione dinamica del cluster, cose abbastanza anche complesse volendole fare. Ci sono anche dei moduli di controllo tipo il ping per vedere se i server sono su, fai una riga di comando con 8 caratteri che pinga tutti i server e vedi se sono su o interroghi il tempo per vedere che hanno il tempo sincronizzato, magari uno ha preso un server NTP che non funziona bene e è andato fuori linea, no? Ci sono wait for per aspettare magari un servizio, rimane in attesa di ascolto su una porta per aspettare che venga sul servizio prima di iniziare l'installazione sul server successivo, ad esempio se si vogliono eseguire in serie, non in ogni parallelo. Ci sono tutte queste varie opzioni che poi si configurano, debug, assert per meglio che fallisca subito che dopo, e per pausare. Si possono anche creare dei moduli customizzati, tanto la sintassi è in Python, ma le interfacce sono comunque disponibili anche per altre linguaggi di programmazione, tipo Ruby o quello che usate voi. Alla fine comunque si tratta di passare comandi di input che si specificano a livello di
descrizione del modulo e quindi possono essere usati all'interno dei file di configurazione e poi sparare fuori l'output in JSON che Ansible mangia a delle chiavi definite, dove devono essere l'output error eccetera, l'RC lo si ritorna ovviamente in modo definito, però comunque le interfacce sono già disponibili, abbastanza semplici da implementare. Ovviamente ci sono anche moduli più... l'ho messo? Sì, vabbè, questi qua ci sono anche moduli un po' più complicati, più potenti, tipo command row script shell, che permette di eseguire il vecchio script bash in automatico. Se tu fai un comando script, hai il file in locale, con script in automatico upload il file sul server, lo esegue con i permessi che dici tu e poi lo cancella. Puro, semplice, cattura l'output, l'error e te lo ritorna. E l'RC ovviamente, e si ferma se l'RC sbagliato. Quindi comunque si possono integrare i due mondi fino a... non è che bisogna convertire tutto ad Ansible, si possono integrare, poi via via ci si sposta. Esempio di utilizzo dei moduli, che sono 300, sono così belle, fanno tante cose belle, come si utilizzano? Questo qua è un esempio di un file di YAML, di configurazione di Ansible. Si specifica il nome del modulo e poi possono i vari parametri. Chiave parametro uguale valore parametro, quindi copia da sorgente a destinazione con questi permessi, file, copy, è un modulo per gestione dei file. apt installa questo pacchetto all'ultima versione senza stare guardati. Queste chiavi sono definite all'interno della pagina Ansible di descrizione dei moduli sul sito ufficiale. Ogni modulo è descritto con esempi, tutte le chiavi, tutti i parametri che accettano le chiavi, quindi è ben descritto. Adesso infarinatevi, ma poi non ve lo insegno io, ve lo leggete. Quindi git per il download dei repository, per destinazione, apt password per la gestione dei file, genera anche la password, qua è scritta in chiaro, dopo ve lo spiego. Se non si scrive così ovviamente, infatti qua si mettono le variabili, si possono intercolare delle variabili all'interno dei file, che poi si possono nascondere per evitare di mettere le password su git. Gestione di database MySQL, compri di legge database, quindi vanno anche abbastanza dentro nella configurazione. Addirittura fanno anche l'import dei database, anche quello idempotente, quindi verifica che sia già un database, cioè fanno cose anche abbastanza avanzate queste volte. Tutto comunque non è per insegnarvi, solo per spiegarvi che dovete convertirvi e farlo il più da possibile. Poi dopo non preoccupatevi se non avete capito tutto, poi avete il vostro tempo per get URL, per scaricare un URL da remoto, come vi spiegavo prima. Ci sono anche comandi abbastanza potenti, quindi bisogna stare abbastanza attenti nell'utilizzo. Alcuni tengono il server, ok? Componenti di dinamismo, come ho visto prima, i moduli sono abbastanza statici, finché sono scritti così staticamente all'interno di un file di configurazione. Il dinamismo arriva tutto dalle variabili e dai sottoinsiemi che poi si creano, però dalle variabili principalmente. Le variabili, e questa è una cosa un po' delicata, perché le variabili non sono facili da gestire, alcune variabili sono protette, altre variabili le hai quando ti scrivo un modulo di installazione di un software, voglio mettere dei default, però poi voglio che tu li puoi sovrascrivere, però voglio che in un certo ambiente, magari nell'ambiente di test, sono sovrascritte ancora in un'altra maniera, nell'ambiente in base poi all'ambiente in cui vado a fare l'installazione sono ulteriormente sovrascritte e qua si girano scopi differenti. Ci sono scope a livello globale, a livello di play, cioè di singola operazione, che in realtà comprende un gruppo di sottooperazioni, quindi play si chiama playbook, quelli di Ansible, quindi lo chiamiamo play. A livello di host, ogni host può avere delle sue variabili personali che sovrascrivono quelle di default. Se io questo software gli dedico 500 mega di RAM, un server, così io sono piccolo, a me ne dai la metà, può anche dire il totale diviso 2. Può dire solo 128, si può configurare un po' tutto, si sovrascrivono, ci sono infatti tanti entry point delle variabili, da command line, dai playbook, da file esterni che possono essere anche caricati in locale, ad esempio io posso avere nella mia home un file che ha dentro alcune variabili, un altro utente può avere la sua home un file che ha dentro altre variabili, ad esempio io su un server configuro i miei utenti, l'altro i suoi, quindi io è giusto che abbia delle variabili che sono io, e lui che ha le variabili che è solo lui, se ha un file, un server di testing per esempio, lui che dovrebbe avere due istanze di Jenkins separato, quello che vuoi. Quindi si possono avere veramente un sacco di entry point, perché deve creare dinamismo questa cosa. Possono essere definite runtime, lette dagli altri host del cluster, quando sono connesso a 100 server,
le due variabili siete in 100, ok, bam, inizia a configurare load balancer per 100 server. Esatto. Sono cose abbastanza complesse. Hanno fatto un po' di casino nella versione, adesso siamo a Ansible 1.9.xxx e tra poco esce il 2, nel 2 hanno sistemato un po' di robe, hanno aggiunto entry point, però li hanno ordinati, hanno messo un po' di regression test perché prima non c'erano. E infatti prima nella mailing list c'era gente che smadonnava perché a un certo punto gli si sovrascrivevano variabili che erano definite in punti dove non dovevano sovrascrivere. Quindi non funzionava, avevano dovuto integrare loro dei test, però in realtà è abbastanza stabile. Una volta che lo eseguite, a meno che non giocate con la posizione e la definizione delle variabili all'interno del vostro play, non avete questo problema. In teoria siete abbastanza tranquilli, però stateci attenti. Comunque, vediamo un po' sintassi YAML. Ho detto prima che era semplice, ve la faccio vedere, è semplice, chiave valore, questo è un array associativo, una mappa, come volete chiamarla, ok, un array, questo qua è una lista di array associativi o di mappe, no? Abbastanza semplice, però in realtà YAML va anche un po' avanti rispetto a JSON, ad esempio agli indirizzi, quindi con le referenze, puntatori e referenze, bellissimo, non devi duplicare la definizione quando magari devi duplicare solo la parte, cioè copia tutto l'oggetto attraverso il puntatore. Ha il multiriga, che in JSON magari può essere un po' scomodo tante volte, e anche multiriga con l'escape, anche funzioni abbastanza avanzate. La documentazione online comunque anche di questo, basta Wikipedia, è abbastanza esaustiva. Va dopo veloce, che in realtà può arrivare anche alla parte finale. Ci sono le variabili da sole non bastano, hanno inserito anche dei filtri per le operazioni più... Qualcuno inizia a chiudere gli occhi, adesso vi bastono. Ci sono qualche operazione più comune sulle variabili, lookup delle variabili ambientali, defaulting, no? Min, operazioni su liste, operazioni su oggetti, random, quando magari si vuole mettere, che l'avevo messo il cron, vabbè, estrazione di IP address, ci sono varie operazioni che sono praticamente funzioni di Jinja 2, che è il template engine che utilizza Ansible per interpolare le variabili. Non ci ho spiegato? Ok. Quindi queste sono tutte funzioni integrate in Jinja 2, qualcosa forse aggiunge anche Ansible, comunque sono cose che servono appunto al sysadmin, base name di un file, il shasum, ok, andiamo avanti, potenze, randomizzare gli oggetti in una lista, vabbè, questi sono abbastanza autodescrittivi. Le variabili possono essere ovviamente inserite in template module. Il modulo template è uno dei più potenti perché permette di appunto installare una configurazione attraverso lo stato delle variabili che siamo a disposizione, che appunto ho detto che può essere anche dinamico e letto in tempo reale dai server. Quindi quando io faccio un deploy di 4 backend e un reverse proxy, se poi rifaccio il deploy con 5 backend, il reverse proxy può avere la configurazione aggiornata praticamente dei 5 backend o un cluster database, eccetera eccetera, che non sono molto molto agile cluster database, però dopo sono molto molto moderni, spieghiamo dopo. Si possono fare anche dei cicli, la sintassi Jinja, sempre qua sta parlando di sintassi Jinja 2, è molto avanzata, possono eseguire i cicli, perché ovviamente quando devo estrarre tutti i server, mi serve un ciclo, si possono usare i condizionali per mettere la virgola all'inizio, non in fondo, tutte le varie, si può vedere che punto del loop si è, tutte le varie operazioni. Quindi poi qua si vedono operazioni abbastanza complesse di apertura delle porte su TCP, in IP table per il cluster Zookeeper, che è roba mia di condizione orribile, o se no configurare host. Ok. Strategie, cioè mettiamo tutto insieme per cercare di fare qualcosa di utile. I ruoli sono praticamente è un'unità singola
concettuale di installazione di un singolo oggetto, diciamo. Può essere un software, può essere una configurazione che voglio accorpare perché fa parte tutto dello stesso ambiente. Sono comodi per dividere una parte del lavoro di installazione, ad esempio nel mio computer in locale un ruolo può installarmi GNOME Shell, però se utilizzo KDE può non servirmi, quindi posso escludere quel ruolo. Però GNOME Shell non è solo un pacchetto o una configurazione, possono essere un sacco di cose che vado a configurare. Quindi il ruolo comprende più moduli, cioè quindi più operazioni, più variabili, più template, più file che posso guardare in una gerarchia definita con delle convenzioni sue, e quindi ti dà una mano anche a organizzare, a vedere come fanno gli altri, quelli seri, a organizzare le cose. E è un entry point che è un task main YAML, che è il principale di entry point, dove inizio a definire subito il modulo. Modulo, operazione, se poi ho bisogno di template li metto qua e qua li richiamo. Se posso includere altri file YAML, se voglio, se mi diventa troppo grosso, quindi posso fare include un altro file. YAML si pensa all'interno dello stesso ruolo, i ruoli di solito li mettono su GitHub, chi li fa cerca di farli abbastanza generici per poterli condividere e per poterli così fare insieme ad altri che li utilizzano, quindi si cerca di essere generici e di condividerli, singoli. Il playbook invece è un'installazione, è un contesto di installazione univoca. Si possono, qua lasciano abbastanza libertà su che cosa raggruppare. Puoi fare un playbook per ogni ruolo, un playbook per ogni gruppo di host, un playbook che ha tutti i ruoli, tutti gli host che ti piacciono a te, quindi così non devi ogni volta specificare un diverso. Il playbook qua ha vari parametri di configurazione, gli host a cui si deve applicare, se prendere le variabili dai server a cui si applica, quindi vai su tutti, prendimi le info di tutti i server, perché poi magari mi serve qualche ruolo. Quindi queste qua comunque sono documentate sul... In realtà non sono tanto di più di queste, quindi sono veramente messi un po' per farvi paura, ma poi ve li guardate. Questo tipo dice di fare 25% dei server alla volta, così se c'è un errore si ferma, quindi così non tira giù tutto il cluster. Nel caso avete... E questo provate a farlo con Bash. Quando poi è tanta roba è un casino. Dove prendere un file locale, eseguire operazioni iniziali tipo scollegami una parte dei server, li aggiorno, scolleghi dal reverse proxy e poi li rimetto dentro, o aggiorno DNS, varie operazioni. Quindi poi le task iniziali, quanto salvare in cache, ma utilizzo anche dei database interni, volendo Redis, mi sembra che ha a disposizione. Daccio qualche nome perché così qualcuno dice io lo conosco e si sveglia. I ruoli, vabbè, comparato parametrizzazioni custom all'interno della definizione del ruolo, quindi variabili dettagliate, tag per creare sottoinsiemi, cioè io tag delle operazioni così che posso dire esegui solo questi tag o questo tag, così anche all'interno di un playbook posso tagliare solo delle parti durante l'esecuzione da command line, ad esempio Jenkins magari deve fare tutto solo una parte, però non voglio creare due file simili e faccio i tag così che lo sotto insieme e Jenkins e due sotto insieme. E post task, va bene, quindi aggiungerò rotate, riavvia il servizio e vale varie. L'esecuzione di un playbook è molto semplice. Ansible playbook, il file di inventario, il playbook, il file di playbook, i ruoli sono tutti in una sottocartella che si chiama roles, quindi tutti i ruoli vanno lì, hanno il loro nome che è il nome della loro cartella, quindi è una convenzione unica. E poi seleziono solo dei tag e limito un gruppo di server. Se non metto il limit mi fa tutti gli host che sono configurati nel playbook, altrimenti fa un sottoinsieme dei due. Se non matcha mi dice non c'è nessun server da aggiornare. I tag creo un sottoinsieme dei tag, altrimenti li fa tutti. E basta. Ci sono più tool disponibili. Questa è l'ultima slide di Ansible, quindi potete svegliarvi. Ansible Vault permette di gestire delle variabili che hanno bisogno di un certo livello di sicurezza, tipo le chiavi di S3, all'interno del repository, anche se è pubblico. Questo praticamente durante il deploy ti chiede, durante l'esecuzione di questo comando, o come ambientali possono essere configurate le variabili per decriptare il vault, cioè il file che contiene tutte le variabili criptate,
così si possono mettere su chitarra di sicurezza le variabili sicure. Deve avere solo il locale. Se tu lo dai della password al tuo amico, lui può gestirlo e possono rimanere in pubblici, però lo gestite solo voi. Ansible Pool permette di eseguire la configurazione in pool, cioè di scaricare il repository in automatico attraverso un clone e installarlo su, su server in locale, su un server, perché sono questi con i server, di diventare dinamici nel caso di virtual machine, roba un po' più, più ad alto livello, e Ansible Tower che funziona più o meno come Puppet, cioè c'è il server che gestisce i server. Ha una configurazione, ovviamente ha un'interfaccia grafica che è bello bello. Ansible Tower a pagamento, Ansible è stato comprato da Red Hat settimana scorsa, 100 milioni di dollari così. Quindi adesso probabilmente andrà tutto open source, con tutti i progetti Red Hat rilasceranno anche Ansible Tower in open source, che è una mega interfaccia grafica che permette queste configurazioni. Perché se hai 400 server, magari l'interfaccia grafica ti dà un po' più sicurezza, cioè dà un po' più sicurezza vedere tutte le lucette verdi quando ti colleghi senza dover fare il ping a 400 server, diciamo, diciamola così. Esatto, esatto. Basta Ansible, non ho detto abbastanza perché in realtà questo talk è DevOps, quindi mettiamo anche altra roba. Mi hanno detto all'inizio di fare un po' più su Ansible, ma ci sta, perché Ansible è un bello strumento, diciamo che si inizia un po' così ad automatizzarsi, perché non è che passa dal bash script a Jenkins con continuous delivery e via. Il futuro? Allora, continuous delivery, quindi sviluppo locale, server di continuous integration, test automatizzati, macchine virtuali, container, adesso qualcosa tocco, banks, mass everywhere ovviamente, no? Perché continuous delivery è così, si ha paura, più si guarda i bug, più bug ci sono. Architettura microservizi, qua c'è, vado abbastanza tranquillo, vado abbastanza veloce anche perché il tempo stringe. Microservices, per chi se lo fosse mancato, il 6-7 novembre ormai sono finite le iscrizioni, mi dispiace, c'era l'Italian Agile Day a Brescia, all'università gratuito, e oltretutto c'è Joe Snow che fa il talk, di uno dei principali, che è il Seth Newman, lo scrittore di questo libro, famosissimo. Creazione di microservizi, architettura di microservizi, che è un nuovo modo, nel senso nuovo, riscoperto, parla Martin Fowler secoli fa, per una gestione un po' più dinamica e più sicura. Nuove soluzioni microservices che servono, ma questa non si vede, ma comunque è l'attacco del monolita, ovviamente, servono un po' a distruggere grosse applicazioni che non scalano, che si ha paura a toccare, no? Una configurazione statica fatta a mano, perché ovviamente prima funzionava così, no? Cioè si installava l'applicazione, la si configurava e rimaneva lì, con la paura del monolita a vita, fino a che poi non bisogna buttare tutto, proprio deve essere la soluzione nuova deve essere in produzione prima di poter toccare quella vecchia. Adesso si utilizzano i microservices, così si scompone il monolita, si divide il ruolo del monolita e si possono fare micro aggiornamenti che possono anche essere concorrenti, cioè non si deprecano le interfacce immediatamente, ma si lasciano un paio di versioni così che possono coesistere, si può tornare indietro nel caso di errori. Si migliora l'efficienza di tutto. Ovviamente questo migliorare l'efficienza ha portato alla scomposizione monolita. Quando avevi il primo mega monolita con un file di configurazione grosso così, facevi a mano e eri anche contento di farlo a mano perché avevi paura a toccarlo. Quando hai 50 microservices a mano inizi un po' a impazzire, distribuiti su varie macchine che si comunicano tra loro, spostano le macchine, non hai una configurazione NAN, devi toccare tutto, per quello che poi si passa ad Ansible, e quindi è tutto un processo continuo che ti porta aver bisogno di altre cose, fino comunque la transizione non è senza fine, è una soluzione corretta di gestione dell'ambiente, quindi è una transizione felice, diciamo. Quindi infrastruttura come servizio, ormai si iniziano a utilizzare sempre meno macchine dedicate, quindi macchine virtuali, anche queste configurazioni sempre più dinamiche, ancora dei server dedicati. Scalabilità, ovviamente, non so neanche spiegarlo, scalabilità, stabilità,
grazie ovviamente al fatto di riuscire a bilanciare, di riuscire a sopperire a failover, non ci sono più single point of failure, no? Come si distribuisce. Tutto ovviamente possibile grazie ai microservices, con Monolita lo distribuisci poco, a meno che non è già predisposto. Se è distribuito bisogna anche vedere come. Tipo, MySQL lo scali, lo shardi, però non sarà mai Cassandra. Sì, così vi ho perso. Okay. Ovviamente, stavo guardando solo dopo. Update incrementali, ve li ho spiegati. Nuovi problemi che vengono, che emergono attraverso l'utilizzo di 50 macchine virtuali Amazon invece che un server unico. Ok? Monitoraggio, logging e configurazione dinamica. Logging, quando dovevi guardare il log del server, l'applicazione cosa ha fatto? C'è qualcosa che non va, vai e controlli il log. Quando sono 50 macchine, 50 applicazioni, la cosa diventa un po' più difficile. Non puoi collegarsi a tutte. Allora devi iniziare a centralizzare la gestione dei log. E ve lo spiego subito. Ci sono dei software che permettono di centralizzare la gestione dei log, quindi ovviamente vanno configurati la configurazione dinamica, anche per questo bisogna utilizzare il software di configurazione dinamica. Ovviamente che gloria al meme, che è il più volgare di tutta la presentazione. Questi software ve ne sono un po', alcuni pagamento, alcuni, tutti questi sono gratuiti. Logstash più Elasticsearch più Kibana, che presenta le dashboard, queste dashboard più avanzate, permette di fare di tutto, da grafici e statistiche sui log a ricerca di variabili dentro del log, ad alert in automatico, quindi tu ti stai mettendo un alert su un log di 50 server in contemporanea, o stai facendo ricerche su un log di 50 server in un time frame definito, in più organizzando, centralizzando i log di tutta la struttura distribuita, riesci ovviamente a fare dei backup, sapete meglio. Monitoring, e anche qua praticamente ci sono nuove soluzioni. Vecchio, e adesso qua abbiamo avuto una discussione accesa all'interno del BGLUG, Nagios e MRTG, Nagios e Zabbix sono sistemi di monitoraggio abbastanza statici, dove tu configuri i server da monitorare, i servizi da monitorare e loro iniziano. Ci sono sistemi più nuovi, tipo Grafana, che Grafana è l'interfaccia grafica che state vedendo adesso, che è basata su Grafite, che è l'engine che gestisce le informazioni, le query sui dati, eccetera, e InfluxDB, che è un database che gestisce invece lo storage dei dati, e ce ne sono vari. Li ho messi separati perché sono plugabili, quindi io se utilizzo questa configurazione, che è quella più diffusa, potete vedere quando andate online. Questo tipo di soluzione, ad esempio, perché Grafana con Grafite, Grafana è bello, è in JavaScript, è cazzutissimo, interfaccia grafica, fai le dashboard, si muove in automatico, si auto-refresh, vai col mouse, ti fa vedere i punti, selezioni, zoom col mouse, è allucinante. Puoi mettere gli alert, io uso Siren per gli alert, che è un programma in Java, che si interfaccia sempre su Grafana e Grafite. È bello perché? Perché ricevi dati e lui li logga in automatico. Cioè tu definisci dei path, e questi path gli dico logameli ogni un minuto, quando arrivano tienimi i dati di ogni minuto di questo path. Quindi poi tu, quando configuri il deploy di un nuovo servizio, la parte iniziale del path sarà quella, cioè fa un match sul path, la parte iniziale del servizio sarà quella, e poi ci sarà la parte finale, che è la singola istanza, e lui in automatico accetta tutto e salva. Tu puoi creare le dashboard dinamiche con gli asterischi, con i sottoinsiemi, con le regexp, e quindi il grafico si autoconfigura. Quando hai un server o un'istanza c'è una linea, quando hai 50 istanze pam, sono 50 linee senza toccare niente. Ovviamente accetta tutto cosa. L'autenticazione te la gestisci, ovviamente. Non è che non devi stare tu a configurarle che cosa accettare da quei server, crei un sistema, c'è un sistema di autenticazione, o filtri con IP table, o te la gestisci in maniera diversa. Autenticazione più semplice, anche HTTP.
Comunque utilizza anche questo, se avete già Nagios che vi monitorizza i server, ad esempio, tutti i software di Nagios possono renderizzare l'output su Graphite, quindi è tutto abbastanza semplice, nessuno cerca di reinventare l'avocado, li utilizzano tutti, quello che c'era già. Siamo all'ultima? L'ultima? Sì? Poi c'è lo spam finale. L'ultima, un po' di nuove tecnologie, ad esempio a me piace molto Docker invece delle macchine virtuali, di utilizzazione dei processi, ci sarà un talk sul top di me, tra 10 minuti, quindi poi sentitevelo perché è molto interessante. Consul, partiamo quelle più semplici prima. Amazon lo conoscete, Mesos è un sistema dove tu prendi, è un software che tu installi su 10 macchine e gli dai in pasto poi istanze e lui te le ribilancia attraverso su queste 10 macchine e si preoccupa di gestirti il gruppo. Cassandra è un database un po' più intelligente, come dicevo prima, nel senso che permette una scalabilità lineare, intelligente nel senso che non è relazionale, ha dei pro e contro. In un ambiente fortemente dinamico è comodo perché io lo vedo come una via di mezzo tra Mongo e MySQL. Ve ne sono anche altri, sono abbastanza intelligenti nel trovare soluzioni alla dinamicità che c'è adesso nelle configurazioni, al dinamismo che c'è adesso nelle configurazioni attuali, soprattutto qua si parla di scalabilità, applicazioni mobile, Kafka, quindi si parla di messaging tra i microservices, i servizi tra loro devono comunicare. Quindi si utilizzano messaging system perché non comunichi con una connessione socket diretta, sarebbe da pazzi se hai messo un ambiente di, sarebbe legare i servizi tra loro in maniera statica, e si utilizza sempre i livelli tra i vari servizi, le configurazioni, è tutto sempre dinamico, perché così se va giù qualcosa non va giù tutto, in poche parole. Kafka permette tipo come RabbitMQ, come altri message queue che ci sono in giro, no? Anche Redis può essere utilizzato in questa maniera, sia come database un po' smart che come messaging system. Consul, a me piace un casino, è abbastanza di HashiCorp, recentissimo, sta facendo un po' di software per l'ambiente di microservices, permette il Dynamic Discovery, Vagrant, che serve per tirar su macchine virtuali in maniera abbastanza automatizzata. Scripti il file di configurazione, dici bisogna 10 macchine, con questi 10 P, le NATO, gli do IP, porte esterne, port forwarding, per quelle che hanno le tracce di rete virtuale, le macchine virtuale, no? Dipende come vuoi gestire la configurazione di rete. Vagrant è un file di configurazione, sì, non l'ho messo, in effetti anche Vagrant è utilizzatissimo, no? È famosissimo, forse è più famoso, è sempre di HashiCorp, Vagrant, esatto. Consul permette il Dynamic Discovery e il monitoring. Una cosa allucinante, praticamente è un software che lavora su protocolli HTTP o DNS, monitora le tue 50 applicazioni e risponde alle domande. Quando qualche applicazione va giù e un'altra applicazione dice quali sono le istanze disponibili, tipo il reverse proxy famosissimo dice quali server sono disponibili come backend, Consul risponde questi 10, dopo 5 minuti risponde questi 20, man mano che ritorna su, e automaticamente può applicare un template alla configurazione e riavviare il reverse proxy, cioè lui praticamente sostituisce, monitorando e autoconfigurando o rendendo disponibili le variabili, una parte di Ansible, rende dinamica la tua configurazione da solo. È una cosa allucinante, è distribuito, utilizza una specie di Zookeeper per un database interno distribuito, probabilmente è un software distribuito, la maggior parte dei software che si utilizzano adesso, per cui serve un'intelligenza superiore per la configurazione. E vabbè, guardatevelo perché è intelligente. Allora, spam ancora di prima, BGLUG mercoledì sera, perché se lo fossi già dimenticato, vi ho martellato, io pensavo di non starci un'ora, cioè pensavo di stare in mezz'ora. Quindi BGLUG, FOSDEM, per chi volesse venire, ci faccio un trillo, siamo una decina per ora circa. Ci organizziamo, se uno è da solo non vuole andare perché da solo è triste, già sarà tristissimo. Saranno stanze così con 800 persone, è veramente, è bellissimo. XPUG e cos'ho? Basta, grazie. Domande?